Buonasera ragazzi, buonasera. La diretta di oggi è una diretta che si fa da sola, perché è una diretta che chiede, anzi impone, che si parli pressoché unicamente di un gigante che se n'è andato. Diciamo che quando capitano queste cose qua, e quando se ne va un gigante come Ennio Morricone, tutto il resto evapora, tutto il resto non esiste. Non esiste perché ci si rende conto di quanto possa essere immensa la mente umana, di quanto possa essere enorme il talento dell'essere umano. E io credo che tutti noi, l'ho visto anche dai commenti, dalla commozione, sì, in alcuni casi quella commozione del tipo parlo di me attraverso la morte di un personaggio famoso, che è tipico dei social. Che in alcuni casi va anche bene, perché chi è stato amico di Ennio Morricone fa benissimo a parlare anche dell'amicizia con Ennio Morricone, ma spesso non è stato così in queste ore. Però al di là di questi aspetti che fanno parte della mente umana e dell'atteggiamento umano, basta fare un giro nei social, basta fare un giro in televisione, basta fare un giro anche nei bar, per rendersi conto che Ennio Morricone è stato uno dei pochi che è entrato dentro la nostra vita. E peraltro ci è entrato, da persona, non da star. Non da rockstar, non da persona che ci metteva la faccia. Lui è diventato famoso senza farsi vedere praticamente mai. Negli ultimi anni si è associato quel tipo di musica lì enorme. Io vi ho fatto sentire una delle tante canzoni che avrei, dei tanti canzoni, neanche poco, una delle tante tracce scritte per i film di Sergio Leone, ma all'epoca non si sapeva che faccia avesse Ennio Morricone. Però lui è entrato nelle nostre vite da persona, da artigiano della musica e da genio assoluto. Io credo che lui abbia scritto almeno 20-25 colonne sonore indimenticabili. Aveva e avrà sempre nella storia un talento incommensurabile. Giustamente noi lo associamo soprattutto alla musica per i film di Sergio Leone, per i cosiddetti spaghetti western e non solo, perché uno dei suoi capolavori c'era una volta in America dove il western non c'era già più nei film di Sergio Leone. Però io me ne ricordo tanti altri dei suoi capolavori e la sua grandezza è stata tale che ha vinto un Oscar anche 2 o 3 anni fa per The Hateful Eight di Tarantino, quando era prossimo ai 90 anni. Perché? Perché era un genio. E secondo me è stato un genio anche nel comunicare la propria scomparsa, perché è stato così enorme, così straordinario, da addirittura scriversi da solo il necrologio. Avendo un rispetto sacro e dolcissimo nei confronti degli amici, nei confronti dei figli e nei confronti della moglie Maria, con cui è stato per 70 anni o giù di lì. Vi segnalo, se non l'avete visto, un bellissimo video che ho trovato dalla pagina di una mia cara amica del Fatto Quotidiano, Gisella Ruccia, e che ho riproposto in questa pagina, che è il momento in cui Morricone ricevette l'Oscar alla carriera a Hollywood durante la serata degli Oscar, e a dargli questo Oscar alla carriera fu Clint Eastwood. Ed è bellissimo, da una parte la compostezza meravigliosa di Clint Eastwood, uno dei più grandi attori, registi dell'universo, che ovviamente ha cominciato con Morricone e viceversa, e dall'altra parte, ed è stata una delle prime volte che lo si è visto così commosso, appunto la commozione di Morricone. Chi lo ha conosciuto anche poco, a me è capitato 2 volte di parlarci, ma molto velocemente, quindi neanche interviste, gli ho detto ciao, lei è un grande, basta, poco più. Però era uno che incuteva veramente timore, era uno tutto d'un pezzo, molto forte, molto consapevole del proprio genio. E lì in quel palco dell'Academy Award è totalmente fragile, è totalmente. È piccolo piccolo, così dolce, così emozionato nel ricevere la statuetta, così emozionato nel dedicare tutto il suo amore e quel premio alla moglie Maria. È veramente, sono 90 secondi giù di lì, semplicemente straordinari, con Clint Eastwood che lo guarda e traduce dall'italiano per la platea di VIP dell'Academy Award. È stata una perdita veramente pesante, per quanto possa essere accettabile ovviamente la scomparsa di 92enne, però ha ragione, ha avuto ragione Mattarella nel dire che se n'è andato uno dei più grandi che abbiamo avuto in Italia, c'è poco da fare. Quindi non potevo non cominciare questa diretta parlando di cose molto importanti, quali sono sicuramente il genio, quali sono la musica, quali sono l'eccellenza umana nelle sue più alte connotazioni. E ho voluto insistere su questo punto anche per ribadire quella che è la mia visione delle cose musicali, cinematografiche e in generale artistiche. Per me esiste l'arte e poi non esiste nient'altro.
E quindi quando io parlo di figure totalmente marginali della musica contemporanea, non tutti, per carità, ci sono artisti bravissimi, anche italiani, per fare un esempio, sta ripartendo il tour di Daniele Silvestri, che oltre ad essere una persona che conosco benino, è un grandissimo artista. Ma insomma, quando io devo essere costretto a parlare di gente come Gepe Kenio, come Achille Lauro, ecco, non chiedetemi il garbo, il rispetto finto, i toni mansueti, perché uno come me, ma come tanti tra voi, spero tutti, che sono cresciuti ascoltando determinati artisti, ascoltando determinati compositori, non possono poi non utilizzare il maglio, l'alabarda, la spada, il ferro, la mazza, mediaticamente parlando, verbalmente parlando, ci mancherebbe altro, quando sono costretti a raccontare le schifezze di larga parte della musica italiana e non solo contemporanea. Questo ci tenevo perché veramente, se c'è una cosa che non sopporto, è questo pulviscolo di fan che ogni tanto vengono nella mia pagina a dire: sì, ma tu sei stato troppo cattivo con Achille Lauro. No, io sono buono con Achille Lauro, perché anche soltanto nominandolo io lo rendo famoso e lo rendo nobile. Quindi domani, quando leggerete sul Fatto Quotidiano l'articolo che ho dedicato interamente ad Achille Lauro, vi renderete conto che nella ferocia, nella durezza, pertinente e lecita del pezzo, io in qualche modo nobilito Achille Lauro, che fra 10, 20, 30 anni potrà dire: una volta Scanzi ebbe a parlare di me, e sarà probabilmente l'unica cosa che potrà ricordare con affetto e con un certo piglio artistico. Detesto tutto ciò che è fintamente artistico e che addirittura genera la divinizzazione da parte di un pubblico che spesso non capisce neanche quello che ascolta e che non si rende conto quello che si è perso. Quelli che amano certa musica neanche sanno probabilmente chi cazzo sia stato Morricone. Ecco, la musica è quella che vi ho appena fatto sentire di Morricone, non la robetta di cui spesso troppo si parla. A questo punto, io lo so che voi vorrete, che io vorreste che io parlassi di... Non so che sta passando uno con... Chi cazzo è che sta passando con megafono, ma chi è? Forse sarà la campagna elettorale, non lo so, boh, forse il centro-sinistra, il centro-destra, ma non capisco perché vengono sotto casa mia a romperci i coglioni mentre faccio la diretta. Vabbè, comunque a questo punto so che molti di voi vorrebbero che io parlassi di politica. In realtà io, ragazzi, non, ho fatto un giro sulla pagina del fattoquotidiano.it. Ah, piccola cosa, se non me ne dimentico. Grazie per i bellissimi commenti che avete fatto relativamente all'intervista di 5-6 ore fa, dalle 12 alle 13, con Marco Monti Montemagno, Montemagno, detto Monti. Montemagno mi ha fatto una bella intervista, lo conoscerete perché è un grande imprenditore, un genio del web, uno che ha capito le tendenze della rete molto prima di altri. Devo dire che è venuta fuori una bella chiacchierata e il merito è suo, perché io sono sempre dell'idea che le interviste, quando vengono bene, larga parte del merito è dell'intervistatore, quindi mi sono sentito molto a mio agio e sono uscite anche cose che non avevo mai raccontato. Ve lo dico perché, se non l'avete vista, perché ovviamente lavoravate dalle 12 alle 13, io vi consiglio di guardarla, sono 50 minuti di chiacchierata sulla politica, ma non solo, anche sulla musica, sulla carriera, su come si diventa giornalisti, su quelle che sono state le mie scoppole, quelle che sono state le mie vittorie, le mie sconfitte. È una bella chiacchierata con Montemagno, la trovate su questa pagina, più o meno in un post di 6-7 ore fa. Mi fa piacere se la guardate e colgo l'occasione per ringraziare sia Marco Montemagno, detto Monti, sia tutti quelli, tanti, che mi hanno scritto sia sotto il suo post, ma sia anche in privato, perché tanti hanno o il mio numero telefonico o la mia mail, e ho capito che Montemagno ha spesso un tipo di pubblico diverso da quello canonico che ho io su Facebook. Lo ringrazio, mi ha fatto molto piacere. Vi dicevo, il Fatto Quotidiano, che notizie dà? In realtà non sono uscite delle notizie clamorose, tranne una che non è epocale, ma che fa capire la pochezza, la mestizia, la tristezza assoluta, totale della destra italiana. Andiamo con ordine. I test sierologici dell'Istat sono a rischio flop. Tra 10 giorni scadono i reagenti, ma solo 70.000 persone su 150.000 hanno detto sì. Quindi uno su due praticamente di questi test li butteremo via perché nessuno ha chiesto di farli. Coronavirus, i dati, 208 nuovi casi e 8 morti in 24 ore. E poi c'è un link che ci fa vedere dove sono i focolai e qual è l'origine dei focolai, mattatoi, ma anche rimpatri. Ovviamente titoli sull'addio a Ennio Morricone, il presidente della Repubblica Mattarella, genio, con lui l'Italia nel mondo, e poi c'è riferimento a quello che vi dicevo, al necrologio che di fatto lui si è scritto da solo, Morricone si è scritto da solo.
la lettera: rito privato, non voglio disturbare. Pensate il genio enorme di una persona che, anche quando sa che sta per andarsene, pensa all'uscita di scena e la fa in maniera estremamente garbata. Non fate grandi cose, non voglio grandi funerali, fate una cosa molto piccola soltanto per le persone che ho veramente conosciuto, che mi hanno veramente avuto a cuore, e viceversa. E i grandi si capiscono anche da come se ne vanno, non c'è niente da fare. Quando uno è gigante, è gigante. Passando dai giganti a quelli che proprio tutto sono fuorché giganti, c'è stata anche una conferenza stampa del signor Matteo Salvini, che peraltro domani sarà ad Arezzo, nella mia città, e peraltro a 400 metri da casa mia, perché sarà al comune di Arezzo per lanciare la candidatura dell'attuale sindaco di Arezzo, Ghinelli. Ci sarà, credo, anche la candidata regionale Susanna Ceccardi, quindi alle 5 di pomeriggio domani avrò a 500 metri sia Salvini sia la Ceccardi, sono soddisfazioni. Qualcuno tra voi mi ha scritto: perché non ci vai? Perché preferisco vivere. Non ci penso neanche lontanamente di andarci. Poi, per quanto riguarda la mia città, per me Arezzo è il mio buon ritiro, e quindi io ad Arezzo sto bene, mi difendo, e ci mancherebbe pure che mi rompessi i coglioni anche di politica nella mia città. Sto già abbastanza in trincea per quanto riguarda il resto del paese, almeno ad Arezzo fatemi godere e fatemi stare bene, fatemi passeggiare serenamente. Dopodiché, il mio masochismo non è sicuramente attinente alla conoscenza personale e alla vicinanza personale con Salvini, quindi Salvini farà il suo show, farà il suo intervento, farà quello che vuole, ma di sicuro io non ci sarò né come spettatore né men che meno come provocatore, come qualcuno fa. O vorrebbe fare, ho un altro carattere e quindi non amo fare le provocazioni fini a se stesse. Comunque, Salvini ha fatto questa conferenza stampa e a un certo punto gli hanno domandato: ma lei pensa di fare il sindaco di Milano? E lui ha risposto: io sindaco di Milano prima torno al governo, come a dire i danni ne voglio fare due. Sì, potrei anche fare il sindaco di Milano, però prima voglio fare danni andando al governo, speriamo che non ci torni mai. Poi, democraticamente parlando, nel senso, speriamo che perda tutte le elezioni possibili, speriamo, sarebbe meraviglioso. Ovviamente poi, dopo tutti questi interventi, cosa ha fatto? Si è messo a fare i selfie senza la mascherina, e questo è meraviglioso perché anche ieri ha ripetuto a chi glielo chiedeva: non tengo la mascherina perché sto parlando con voi, appena smetto di parlare con voi la rimetto, che è veramente la prova di come lui non abbia capito un cazzo di come si debba utilizzare la mascherina, perché la mascherina va utilizzata anzitutto quando si parla e quando si parla vicino a delle persone. Perché se io sto zitto e magari sono a distanza 3-4 metri da una persona, che la tengo a fare la mascherina? Per proteggere l'aria? Per non farmi attaccare da chi? Da cosa? La mascherina serve proprio quando si è vicino, come lui è vicino quando viene intervistato, perché io le ho viste le immagini. A un certo punto Salvini, che poi sentiva anche poco, ieri, forse per le contestazioni, si è proprio avvicinato, ma non dico bocca a bocca, ma quasi a certi giornalisti, a certe giornaliste. Era lì che c'era bisogno e come della mascherina, ma non per fare delle battute cattive su Salvini e sull'alito di Salvini, per amor di Dio, non mi permetterei mai. Semplicemente perché quando sei vicino, chiaramente parli e un po' di saliva ti esce, esce a tutti, esce a me, esce a voi, esce a chiunque. Quindi la mascherina, se la usa solo quando non c'è nessuno, quando non parla, sostanzialmente non serve a un cazzo. Evidentemente Salvini è riuscito ad arrivare al 7, 5, 6, che siamo, 5, 5 luglio senza capire nulla di cosa sia la mascherina e di come si usi. Ha anche attaccato Selvaggia Lucarelli, ma ne ho già parlato ieri, non voglio tornare sull'argomento, mentre, amici miei, io voglio tornare su un tema che è semplicemente straordinario. Poi ovviamente leggerò qualche volta la recensione di questo libro, perché ve l'ho promesso e ce lo siamo promessi, quindi è una mia forma di profondo rispetto nei vostri confronti e nei confronti dei tanti che stanno ancora, e spero continueranno a lungo, acquistando questo libro. Ma prima io voglio leggervi la notizia che mi ha colpito di più, di questa giornata abbastanza debole politicamente, che è anche oppositiva, e quando c'è poco da commentare vuol dire che tutto sommato non ci sono state grandi tragedie. La notizia l'ho letta qualche ora fa, è uscita alle 5, quindi è uscita 2 ore fa più o meno, l'ha pubblicata Affari Italiani, ho cercato conferma, Affari Italiani è un ottimo sito, ci mancherebbe altro, però diciamo, ho detto: ma l'ha detta proprio così questa roba? Sì, l'ha detta proprio così. A cosa mi riferisco e a chi mi riferisco? Mi riferisco a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, che ha avuto questa grandissima pensata e ha detto sì a Berlusconi, senatore a vita.
Ora, già questo è semplicemente aberrante, perché l'idea che nel 2020, dopo tutto quello che ha fatto Berlusconi, dopo quello che si sa di Berlusconi anche attraverso delle sentenze definitive, per esempio quella che ha riguardato Dell'Utri, l'idea che ancora qualcuno ipotizzi di farlo senatore a vita è semplicemente aberrante. Evidentemente la Meloni, che è molto razionale e pragmatica, sa benissimo che a tutt'oggi senza i voti di Berlusconi non va da nessuna parte e quindi è costretta a fare queste uscite che mi permetto di dire sono politicamente patetiche. Ma sentiamo esattamente come ha detto, cosa ha detto e come si è espressa Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia, ha detto la Meloni, come noto, vabbè, chiede l'abolizione dei senatori a vita, come noto, cioè proprio tutti sanno che la Meloni vuole l'abolizione dei senatori a vita, sono proprio argomenti che tutti noi proprio. Tutti lo sanno, cioè ci svegliamo la mattina, ma tu lo sai che la Meloni non vuole i senatori a vita, proprio è notissima questa cosa. Pensa proprio Libris, anzi Libris che ha certa gente, proprio vabbè, allucinante. L'abolizione dei senatori a vita, un istituto ottocentesco slegato dalla volontà popolare, non suffragato dal voto che vogliamo cancellare, che la riforma sul taglio dei parlamentari rischia di rendere determinante ai fini della fiducia ai governi e nell'elezione del Presidente della Repubblica. Cioè, la prima parte è: noi non vogliamo i senatori a vita. Perché sostanzialmente, ve la dico tradotta, i senatori a vita sono tutti di centrosinistra, sono tutte persone del mondo dell'accademia, dell'arte, del cinema, dell'economia, quasi tutte sono di centrosinistra e quindi noi meglio che non ci siano perché altrimenti purtroppo per colpa di questa gentaccia vecchia qua, sembra dire la Meloni, questi votano i governi che vogliono e magari eleggono anche i presidenti della Repubblica. Quindi la scelta della Meloni mi viene da pensare più che ragionata è di tipo opportunistico, cioè liberiamoci di quei 6, 7, 8 senatori a vita che tanto quasi sempre votano a favore del centro-sinistra. Però, già questa parte è discutibile, ma quello che ha detto dopo la Meloni è ancora peggio. Detto questo, riprende la Meloni, poiché al momento i senatori a vita ci sono, la nomina di Silvio Berlusconi sarebbe sicuramente giusta. Ma no, un po', non è che sarebbe condivisa, no, no, sarebbe sicuramente giusta, dice la Meloni, cioè non è che dice sarebbe pertinente, se ne potrebbe discutere, no, no, cazzo, sarebbe sicuramente giusta e guai a essere in disaccordo, non vi permettete, non bazzardate a essere in disaccordo perché sarebbe sicuramente giusta, ce lo dice Giorgia Meloni che infatti è stata anche ministro della gioventù nel Berlusconi, se non ricordo male, 4, quello che peraltro non dico fece concretamente il MES, ma sdoganò il MES che poi fu benedetto definitivamente dal governo Monti, ma fu sdoganato dal governo di cui faceva parte la Meloni. Lo ricordo sempre perché 3-4 mesi fa la Meloni ebbe anche il coraggio di dire che il MES di notte l'aveva firmato di nascosto Conte. Una delle tante cazzate che ha detto politicamente parlando la Meloni durante la pandemia e durante la fase più drammatica del lockdown. Ma è andata avanti Giorgia Meloni. Poiché al momento i senatori a vita ci sono, la nomina di Silvio Berlusconi sarebbe sicuramente giusta, e sentite la spiegazione, è stato eletto ogni qualvolta si è presentato al cospetto degli italiani, quindi secondo questa logica anche Caspari dovrebbe essere senatore a vita, perché con le regole che ci sono state, con le leggi elettorali del cazzo che ci sono state, molte persone nei seggi blindati sono state sistematicamente elette e votate. Quindi, se vale questo, allora facciamo senatore a vita anche Gasparri, facciamo senatore a vita anche La Russa, facciamo senatore a vita, non lo so, anche la Santanchè, facciamo senatore a vita tutti, dai, tutti, facciamoli tutti perché sono stati eletti e quindi li raccattiamo tutti. È un ragionamento, quello della Meloni, semplicemente straordinario, ma leggendario. Diciamo che oggi era particolarmente in forma la Meloni. Brava Giorgia, sei veramente bravissima. Ogni qualvolta si è presentato al cospetto degli italiani è stato eletto e secondo le rivelazioni che stanno emergendo è stato fatto decadere con una sentenza che sarebbe stata abnorme e pilotata. Oh là là, oh là là. Addirittura è stato fatto decadere per una sentenza che sembra essere stata abnorme e pilotata. Oh là là. Ma guarda un po' quante cose sa la Meloni e come si informa bene la Meloni guardando i telegiornali del TG4, leggendo le intemerate di Nicola Porro. È veramente una persona preparatissima. Chi legge, da chi si informa e da chi si fa raccontare la giustizia italiana, Giorgia Meloni? Da Capezzone? Da Liguori? Dove si informa? Da Mario Giordano? È molto interessante tutto questo. Io, ragazzi, veramente riesco. Non riesco a immaginare come nel 2020, 26 anni dopo, la prima volta in cui Berlusconi si candidò, perché era il 94, avevo 20 anni e me lo ricordo perché fu la prima volta che votai in un'elezione nazionale, 26 anni dopo quel giorno di merda lì,
quando già era evidente che Berlusconi fosse una totale anomalia politica, 26 anni dopo stiamo ancora qui ad asciugarci le gonadi parlando di Berlusconi che addirittura dovrebbe essere senatore a vita secondo la Meloni e ovviamente Salvini, che pur di avere quel 5, 6, 7% di Berlusconi, Berlusconi lo farebbe senatore a vita, lo farebbe presidente della Repubblica, lo farebbe presidente del Monza, no, quello già. Insomma, è una roba allucinante, è veramente una roba allucinante. Ancora si parla di questa roba qua. Poi la Meloni ha parlato anche del MES, ma questa cosa ve la evito. Ecco, questa mi sembra la notizia, purtroppo politicamente parlando, più rilevante che ci sia stata oggi tra quelle politiche. Dopodiché per me oggi è la giornata in cui se n'è andato Ennio Morricone e tutto il resto è una cazzata totale. Vi voglio leggere una o due recensioni che avete scritto voi qui da Amazon. Prendo Amazon anche perché il libro su IBS è esaurito, lo potete ordinare, però è ovvio che se parte domani, in questi giorni nessuno sta scrivendo recensioni su IBS, quindi, mentre invece su Amazon lo trovate subito. Come ovviamente sia chiaro, lo dico per evitare malintesi, lo trovate in tutte le librerie, nelle edicole un po' meno perché dopo 10 giorni in edicola non si trova quasi più. Però in libreria lo trovate, per quanto mi riguarda, se lo comprate nelle librerie io sono particolarmente contento perché sono un romantico e quindi le librerie le amo. Recensioni, Silvio, spero non Silvio Berlusconi, recensione del 6 luglio, quindi oggi, avevo detto 5 luglio, ho perso i giorni, siamo al 6 luglio, quindi la recensione di oggi. Come direbbe Dan Peterson, c'è poco da aggiungere in una cronistoria della pandemia farcita da tutti gli strafalcioni e le false notizie che la pseudodestra ha messo in campo con impropri post. Andrea è stato bravo ed accorto a mettere sul libro tutto quello che è stato detto e scritto in modo da fare la differenza. Consiglio questo libro a tutti quelli che prendono per oro colato tutto quello che viene scritto sul web in modo da confrontare in modo intelligente la verità con tutte le bugie messe in rete ad arte. Questo scrive Silvio. Mettiamoci anche la valutazione utile perché sei un grande. Alessandra, ritorno al passato o promemoria per il presente, questo è il titolo, acquisto verificato. Non scriverò una lunga recensione, non ne ho mai fatta una, il libro è un diario delle giornate ai tempi del Covid e delle pessime dichiarazioni di tanti cazzari, fra cui lo stesso autore, e in effetti ci sono anch'io, per chi lo sottolinea ogni volta che si sente toccato nel vivo quando si parla di Salvini e Company. Riesco a tollerare la copertina, ma dico già che non comprerò il cazzaro verde fino a quando non verrà ristampato senza la facciona del verde in bella vista. Eh no, Alessandra, lo devi comprare perché la facciona verde del cazzaro verde è parte integrante della narrazione, quindi devi fare questo sforzo, altrimenti io ti dirotto nella pagina di Porro di Salvini. Lo sapete, ragazzi, se non comprate entrambi i libri, vi tocca andare in confino nella pagina di Salvini, poi decidete quello che volete. Si scherza naturalmente, scherzo anch'io, comprate la memoria dei brutti momenti vissuti in questa pandemia che non dovremmo mai dimenticare. Complimenti ad Andrea, a cui auguro tanta fortuna, Alessandra. E Alessandra, io auguro tanta fortuna a te. Ragazzi, visto che prima di leggere un'ultima recensione, vediamo se qualcuno mi scrive qualche domanda, così rispondo, perché abbiamo già finito i temi. Maria Paola mi scrive, sono andati in libreria, l'hanno esaurito, ho dovuto prenotarlo, arriverà a giorni. E ragazzi, perché siete stati in troppi a comprarlo, però tranquilli, perché si trova ovunque, se lo trovate esaurito o lo prendete su Amazon, oppure appunto lo ordinate e vi arriva 2 o 3 giorni dopo. Non è minimamente difficile trovarlo, perché essendo primo in classifica è ovvio che si trovi ovunque. Semplicemente lo state comprando più ancora di quanto noi osassimo sperare. Vediamo se c'è qualche domanda. Comprati entrambi, bellissimi, grazie. Libro comprato e letto ieri pomeriggio al mare, mi dice Massimo, grazie. Berlusconi è stato condannato da 11 giudici, 3 nel primo grado, 3 in appello e 5 in Cassazione, dice Umberto Ciabattoni, quanto hai ragione, ma vado a spiegare alla Meloni, vado a spiegare alla destra. Un grande musicista, voglio sperare che tu ti riferissi a Morricone, non a Silvio Berlusconi, caro Luciano Cacciotti. Anch'io sono stato in libreria ed è arrivato oggi. Ma vuoi vedere che proveranno anche a riproporre Feltri come Presidente della Repubblica, dice Mauro Raffaele Borrelli, hai ragione, secondo me ci proveranno. Altre cose, quanti siete, che meraviglia, quanti commenti. Buonasera, il prossimo libro che scriverai saranno i 3 cazzari. Il tuo libro non l'ho ancora comprato perché in edicola non lo consegnano. Cara Teresa, e compralo in libreria perché, come ti ho detto, in edicola non lo trovi più perché dopo 10 giorni i libri di Pepper First non si trovano più in edicola. Quindi prendilo in libreria, te lo consiglio perché sarai più sicura di trovarlo. 3 cazzari non ho ben capito perché
tu ti riferisci ai tre cazzari, se ti riferisci alla Meloni, per me la Meloni non è una cazzara, è una politica che io non condivido, ma è diversa. Alla Meloni riconosco in qualche modo uno status di politica, per quanto sempre più irricevibile e sempre peggiore, secondo il mio punto di vista, non la definirei mai cazzara. La parola cazzara è perfetta per i due personaggi della copertina e tutto sommato anche per il sottoscritto. Non mi offendo se mi definiscono cazzari, semplicemente io sono un cazzaro bravo, gli altri no, è tutto lì il discorso. Quando ci dici le date dei tuoi spettacoli, mi dice Katie, cara Katie, questa è una bellissima domanda, le date dei miei spettacoli le ufficializzerò domattina. Quindi domani voi verso le 11, le 12 venite su questa pagina e avrete tutte le date che io farò dal 26 di luglio al 16 di agosto. Non ce ne saranno altre per tutta estate, quindi niente fino al 26 luglio e niente dopo il 16 agosto. Saranno solo quelle date, tutte saranno a pagamento perché ovviamente, ragazzi, dobbiamo fare delle entrate contingentate, quindi c'è bisogno del biglietto, c'è bisogno della prenotazione, c'è bisogno degli spazi precisi, non si possono fare eventi gratuiti e comunque non è l'artista che decide se un evento è gratuito oppure no, è chi compra lo spettacolo. In questo caso, con le regole del Covid, deve essere per forza con il biglietto. Tra il 26 luglio e il 16 agosto farò 12, 13, non me lo ricordo date, domani le saprete tutte, spero che sarete numerosi. In ognuna di queste date sappiate, come dico sempre, ma mi piace ripeterlo perché non voglio malintesi, io d'estate non parlo di politica a teatro, quindi non farò né i cazzari del virus né il cazzaro verde, né vado in televisione a parlare di politica. Quindi se non mi vedrete e non mi vedrete in televisione, a parte le ultime due puntate di Bianca Berlinguer, compreso domani, domani ci sarò, però a parte Bianca Berlinguer, io non tornerò in televisione fino a settembre, fino a metà di settembre. Se non mi vedrete, non cominciate a dire no, c'è la censura. No, semplicemente Scanzi non va in televisione d'estate perché non ne ha voglia. Natalino Calabria, perché non ci sei al libro possibile? Mi hanno invitato, ma esattamente come ti dicevo prima, perché io non faccio presentazioni di libri politici o spettacoli politici d'estate. In più, praticamente ho smesso di fare presentazioni di libri perché non posso fare tutto. Quindi ringrazio tantissimo il libro possibile, ma il libro possibile è organizzato in maniera meravigliosa, ma è molto lontano. Per andarci, per quanto mi riguarda, devi prendere la macchina fino a Roma, il treno fino a Fiumicino o il taxi, l'aereo fino a Bari, la macchina fino a Polignano a Mare, è troppo stancante, non ce la faccio e quindi devo selezionare le cose. Anche per questo ho smesso di fare presentazioni di libri, solo spettacoli teatrali, non più presentazioni dei libri. Ma ringrazio molto gli organizzatori del Libro Possibile che sono bravissimi, mi hanno sempre voluto molto bene, mi hanno invitato più volte quest'anno, però non. Per i motivi che ti ho detto, non ci sarò. No, il libro su Kindle si trova come Mitch. Tu però mi dici Stati Uniti, è probabile che Amazon USA non te lo faccia scaricare. Gli Stati Uniti, ragazzi, sono un po' complicati, ma sono regole di Amazon, non mie. Prova con il sito di Pepper First, magari in quel modo lo trovi. Libro comprato e letto, lo terrò per i miei posteri. Gilmour verrà ai suoi spettacoli, non lo so. Non ho capito cosa volevi dire. Le dirette le fai anche d'estate, mi dice Marina Gianni, o Gianni Marina, non lo so qual è il nome, qual è il cognome. Non lo so, o meglio, luglio sì, agosto non credo. Sei bravissimo, magari. Sono anni che aspetto a Pescara, soprattutto ora, e purtroppo amica mia è molto distratta, perché io a Pescara ci ho fatto uno spettacolo proprio. A novembre e dicembre ci sono stato due volte di fila. Ci ho fatto a novembre lo spettacolo su Ivan Graziani e a dicembre lo spettacolo su Pink Floyd. Per l'esattezza eravamo a Montesilvano, quindi a Pescara sono stato molto spesso. Comprati tutti e due, mi dice Costantino. Grandissimi, grandissimi. Buon pomeriggio, mi dice Giovanni. Buon pomeriggio a te. Leggiamo un'altra recensione. Sempre da Amazon, sempre i cazzari del virus. Ecco qua. Matteo, no, questo l'ho già letto. No, questo l'ho già letto. No, questo l'abbiamo già letto. Vediamo se ne trovo qualcun altro. Un libro che ho continuato a leggere di notte in macchina mentre guidavo lungo gli Appennini attraverso la voce di mia moglie commentando insieme ogni capitolo letto e vissuto. Grazie Andrea Salvatore Talamo. Grazie a te Salvatore e grazie anche a tua moglie. Mi dispiace per la scomparsa di Morricone, è stato un grande, lo so bene. Appena acquistato dalla Feltrinelli, grande Rossella, sei meravigliosa. Bellissima l'intervista di oggi, bravi entrambi. Che bello, Rosy, sono molto contento che vi sia piaciuta quell'intervista con Montemagno.
che io conoscevo, ma non benissimo. Devo dire che l'ho apprezzato, apprezzato lo apprezzavo già, l'ho conosciuto meglio grazie al ragazzo che da qualche mese mi aiuta come social media manager, che mi aveva detto questo è veramente un fenomeno. È molto bravo Marco, è molto bravo e sono contento perché credo che attraverso questa intervista sia uscito anche una dimensione un po' diversa mia, anche la sfera più privata, la sfera extra politica, che è una sfera a cui tengo molto, perché se veramente dovessi parlare solo di politica mi sparerei. Cerchiamo altre due o tre domande. No, Mauro, non ho voglia di parlare di Milan. Ti domando scusa, ma non me ne frega proprio nulla del Milan. Non l'ho guardato, non ho neanche visto Lazio-Milan, non me ne frega proprio nulla. Sono molto distante dal calcio in questa fase storica e questo Milan mi dice meno di niente, quindi no, non ti dico nulla sul Milan. Fermo restando che resto ovviamente milanista, ci mancherebbe altro, ma è proprio un Milan che non mi scalda il cuore ed è, non lo so, ma dentro una pandemia star lì a guardare il calcio mi sembra innaturale, c'ho proprio la testa altrove. Acquistato ieri la Feltrinelli da Assago, molto bello, lo sto leggendo con calma e me lo sto gustando, mi dice Luca Picozzi, che bei commenti che mi state dedicando. Bella intervista con Montemagno. Anch'io ho comprato e letto tutti e due, sei un grande, per me sei il mio idolo. Bravo come sempre, buona serata, troppo buoni. Veramente, grazie mille. Ragazzi, cerco l'ultima recensione, vediamo un po'. Cosa ci scrive questa persona qua? Recensione da Amazon. Fino alla pandemia, la mia coscienza politica era come anestetizzata e andavo avanti con quel poco che sentivo al TG pensando che mi bastasse fino a che la mia strada si è incrociata con quella di Andrea. E là, là. Sono stata folgorata sulle vie di Damasco. Grazie perché sei il vero punto di vista diverso, sia che ti si condivida, sia che ti si contesti, e soprattutto grazie perché hai risvegliato il mio spirito critico devastato da questa politica spesso populista e mediocre. Le tue live sono il mio momento speciale a colazione, me le godo fino alla fine. E il tuo libro, un sorvolo a volte nostalgico, a volte umoristico, a volte anche drammatico sui mesi chiusa in casa. Comprato e messo lì per 5 giorni prima di aprirlo perché sapevo che l'avrei finito gonfiato e mi sono voluta godere l'attesa. Non tradisce le aspettative, unico problema, finisce troppo presto. Ad maiora semper. Amica mia, mi dispiace soltanto che non ti sei firmata e non ti posso ringraziare perché è una recensione semplicemente bellissima, come tutte quelle che mi state dedicando, che state scrivendo non solo su Amazon, ma anche su questa pagina. Noi ci vediamo domani e io, che vi devo dire, ragazzi? È stata una brutta botta, diciamo così, la perdita di Ennio Morricone perché abbiamo un genio in meno e secondo me i geni sono sempre meno proprio in questo paese, non solo in questo paese. Ma teniamo duro e godiamoci la sua arte perché se Dio vuole l'arte resta immortale, forse è la cosa che più conta e la cosa che amava anche Ennio Morricone. A domani alle 19 e poi alle 22:40 circa, Carta Bianca su Rai 3, Bianca Berlinguer, sarà credo la mia penultima puntata. Prima di fermarmi definitivamente, dirette a parte e di rivedersi in televisione a settembre. Ma noi ci vediamo domani alle 19. Ale e grazie. Viva!